Ciao a tutti, siamo allo stand di AWM al Mobile World Congress 2016. Per l'azienda tedesca è la prima volta al Mobile World Congress e i prodotti che ha portato qua sono sicuramente interessanti anche per il mercato italiano. Uno dei prodotti che potremo vedere nei negozi delle nostre città è questo, il Fritzbox 7580, l'evoluzione massima dei modelli attualmente presenti in commercio. Questo perché riprende lo stile AWM nel senso di supporto alla linea ADSL e VDSL, prese per il collegamento di telefoni per usufruire del VoIP, porta WAN e porte Gigabit, ma soprattutto Wi-Fi con banda complessiva 2,5 Gigabit. È un prodotto che sfrutta l'ultima tecnologia wireless AC e crea due reti wireless, una sul 2,4 GHz e una molto più veloce e prestante sul 5 GHz. Supporta inoltre la tecnologia MuMIMO, che permette di aumentare molto la velocità di collegamento tra il router e i dispositivi che supportano questa tecnologia. I vantaggi sono per lo più nel trasferimento in rete locale, perché si parla di velocità Wi-Fi molto molto elevate, fin troppo elevate rispetto a quelle della nostra rete internet. Però un Wi-Fi così buono è sicuramente un'ottima cosa per tutti coloro tra noi che hanno bisogno di tanta connettività Wi-Fi. Ci spostiamo poi in altre parti dello stand e andiamo a vedere un altro modem router che qui si collega alla linea internet cablata e permette di diffonderla in Wi-Fi, che è il Fritzbox 5490. Questo è un prodotto particolare perché l'ingresso internet ce l'ha con un cavo fibra qua, che adesso vediamo se riusciamo a staccare senza far saltare tutto. Ok, un cavo fibra che quindi aumenta di gran lunga la velocità di connessione, perché ovviamente è dotato di questa tecnologia internet. Come Wi-Fi è una AC 1750, quindi nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo già attualmente in negozio, diciamo l'evoluzione del 3490 per chi lo conoscesse. Rimangono porte Gigabit, porte USB 3.0 e così via. La particolarità è appunto è la porta per il collegamento in fibra. Un altro prodotto interessante che hanno mostrato qui al Mobile World Congress è il 6820 LTE. È un router LTE però da casa, non mobile. È interessante perché io qui sotto ho lo slot per l'inserimento della SIM. Poi il prodotto si collega alla linea LTE e la diffonde tramite Wi-Fi. In questo caso il Wi-Fi è un N450, quindi un 450 megabit sulla banda di frequenza 2,4 GHz. È un prodotto che ha molto senso per chi non ha una buona rete fissa a casa e vuole passare alla rete LTE come fonte di internet per la casa, o anche per chi magari ha una seconda casa dove non vuole fare un abbonamento in linea fissa, ma preferisce la flessibilità di una connessione 3G-4G con una SIM. In AWM ci hanno garantito che le velocità in collegamento LTE di questo prodotto sono eccellenti se comparate a quelle di analoghi prodotti della concorrenza che costano meno. Ricordiamo che comunque AWM è un brand di fascia alta alla fine, e tutti i prodotti che vedete adesso hanno dei prezzi relativamente elevati per quello che danno, ma il nodo cruciale è la qualità complessiva del prodotto. Ultimi prodotti che vi mostriamo sono questi Powerline. I Powerline sono già sul mercato ormai da svariati anni come tecnologia. Per chi non la conoscesse, sono degli adattatori che una volta attaccati di qua alla presa della corrente e poi con un cavo di rete al router, se prendo un altro adattatore tipo questo e lo porto in un'altra parte della casa, una volta attaccata alla presa della corrente, mi dà connettività via cavo o anche Wi-Fi nel punto dove posiziono la seconda unità, perché fanno passare la connessione a internet attraverso la rete elettrica di casa. Qua AWM ha portato i Powerline di nuova tecnologia, quelli che hanno cioè una velocità di collegamento su rete elettrica fino a 1200 megabit al secondo. In questo caso, questa unità qua è dotata anche di Wi-Fi N300, quindi lo scenario di utilizzo ideale è collegare questo Powerline
con un cavo di rete al router e poi alla presa della corrente. Portare il secondo powerline, questo dotato di wifi, in un altro punto della casa dove voglio la connessione sia cablata sia wifi, lo collego alla corrente e lui automaticamente crea una rete che è connessa ad internet e mi permette quindi di sfruttare la connessione in un altro punto della casa. La vera novità di questi prodotti è la velocità. I powerline fino a qualche anno fa arrivavano fino a 200 a 500 megabit. Adesso molte aziende stanno lanciando velocità di connessione molto superiori, in questo caso fino a 1200 megabit al secondo. D-Link, abbiamo visto oggi, ha addirittura lanciato i powerline a 2 gigabit al secondo, quindi a 2000 megabit al secondo. Ed è sicuramente qualcosa di interessante per chi ha bisogno appunto di diffondere e estendere la propria rete di casa. Direi che questo è tutto, un saluto da Jacopo per Spazio Tech.